La famiglia Hooker nel XIX secolo, da periti tessili, si trasformarono in industriali, avviando imprese in Italia ed in Inghilterra. La vena di mecenati e collezionisti d'arte si espresse in vari periodi storici, ma il nucleo più importante fu riunito da Riccardo Hooker, che ebbe la precisa volontà ed ambizione di costituire una raccolta di opere dei più noti autori del Novecento. Per la passione e l'impegno rivolto al mondo dell'arte, i rapporti con i pittori più in vista del secolo lo portarono a stringere legami di amicizia e stima con alcuni di essi. Campigli realizzò il ritratto della moglie di Riccardo, Magda, nel 1934. Quest'opera incarna e compenetra gli ideali perseguiti dall'artista attraverso la dimensione formale sospesa tra suggestione archeologica e modernità. L'immagine si rende indipendente e l'autore la elabora interpretandola liberamente. Così lo stesso Campigli dichiarava: «Quando faccio figure abbinate e somiglianti tra loro, ottengo come risultato che l'occhio è indotto ad andare e tornare da una figura all'altra per confrontarle. E ottengo anche questo: ciò che in figura poteva sembrare casuale, ripetuto, acquista importanza e si comprende che ha la sua ragion d'essere. Andirivieni dell'occhio come un pendolo. Vorrei che con i miei quadri si potesse convivere in pace come con un lento pendolo silenzioso».